Adesso è il momento di una collega, un'assessora, Rossella Fabbri da Cervia. C'è Rossella? Sì, pronti, via. È il tuo turno. Buongiorno a tutti. Hai tanto l'emozione di parlare di fronte a tutte queste persone, ma questa è tanta roba. Quello che io vi voglio raccontare oggi è quello che per noi è non ce la farai mai. A Cervia succede questo: io divento assessore nel 2014 e decido, perché io ho una laurea in economia, di valorizzare il patrimonio pubblico come leva per lo sviluppo economico. Mi dicono tutti: te sei pasta, l'amministrazione, la burocrazia, non ce la farai mai. Cominciamo con un edificio difficilissimo. Era un edificio che è storico dell'identità di Cervia. Cervia è la città del sale dolce e noi abbiamo la salina più nord d'Italia. Il nostro sale è quello maggiormente qualitativo in termini di valorizzazione gastronomica. Detto questo, noi abbiamo degli edifici monumentali che erano i contenitori di stoccaggio del sale e dei sacchi di juta, dove il sale normalmente veniva raccolto e veniva distribuito nella storia. Bene, l'edificio che raccoglieva questi sacchi, che veniva chiamato ex Kral Saline perché nella sua storia è stato anche il dopolavoro dei salinari, era in disuso, in abbandono da 30 anni, di proprietà del demanio dello Stato e nel centro storico della nostra città. Quindi potete capire la ferita di questo locale abbandonato, dove tutti i cittadini, la comunità della nostra città diceva: è impossibile che non torni a disposizione della comunità. Bene, abbiamo fatto un laboratorio partecipativo. Da questo sono emerse tantissime idee di sviluppo di impresa. Ne abbiamo verificato la compatibilità, ovviamente, con l'urbanistica. Attraverso il federalismo del Magnale, di cui ringrazierò sempre il governo Renzi e tutti quelli che ci hanno lavorato, perché ragazzi, senza quello non riuscivamo a fare niente, abbiamo acquisito in 24 mesi, solo 24 mesi, la proprietà del bene. Abbiamo fatto un bando per la gestione imprenditoriale, è venuto fuori un progetto imprenditoriale che oggi si chiama Officine del Sale, che parla della sua tradizione, cioè della tradizione della città, sale, mare, prodotti tipici, valorizzazione culturale della nostra storia, ma porta anche servizi innovativi, servizi di ristorazione, servizi di animazione, un piccolo teatro e anche una saletta dedicata agli ex salinari, perché questo è mettere assieme il futuro col passato, la storia con la tradizione, con lo sviluppo economico. Questo locale oggi vale 1 milione di euro, finanziati dal privato, 16 persone assunte a tempo indeterminato in un'economia, la nostra, che è stagionale, quindi vuol dire occupazione garantita per tante persone, ed è tornata a essere il cuore pulsante dell'anima cervese. Io di questo sono estremamente fiera, perché la prima cosa che mi dissero è: non ce la farai mai. Bene, vi aggiungo che oltre a questo bellissimo progetto che ho condiviso con l'imprenditore che ha creduto, perché è stato il primo che ha preso vita in maniera così corposa, oggi abbiamo realizzato, sempre in spazi pubblici, altre 6 imprese, tutte innovative, tutti di giovani, che hanno trovato lavoro, in questo caso generando impresa e quindi facendo economia, facendo lavorare altra gente, perché è ora di smettere di dire che basta il reddito di cittadinanza. Questo non esiste. Abbiamo generato economia di fianco alle opere di origine pubblica, quindi che avevano un finanziamento pubblico. Tante imprese private sono nate in locali che erano prima in disuso nel nostro centro storico, perché la crisi del commercio aveva portato all'abbandono del centro storico. Oggi il centro storico conta 30 aziende in più di 4 anni fa, e con i tempi che corrono 30 non è pochissimo. Detto questo, vi voglio aggiungere che un piccolo passaggio: finanziamenti europei. Abbiamo un altro bene, il più importante, il più identitario, il più storico del comune di Cervia. Si chiama Magazzino d'Arsena, è il simbolo della città, in disuso da 40 anni. Grazie a un progetto di finanziamento con contributo del comune, della regione Emilia-Romagna, con i fondi del Port FESR per la valorizzazione turistica degli edifici culturali, quella diventerà la piazza coperta della città. Siamo già a metà del percorso, i bandi sono già stati fatti. La città cambia volto grazie anche all'Europa, e anche questo è ora che lo diciamo a voce alta: l'Europa è alla base della crescita economica e sociale del nostro paese. Finito.
Scusate l'emozione, ci tenevo a trasferirvi la fierezza per cui una persona comune come me, cittadino, si mette al servizio della sua città perché vede la necessità di contribuire. Ma per essere amministratori bisogna essere preparati. Io di pubblico patrimonio non sapevo niente, ho studiato. Semplicemente ho studiato. Bene, questo è quanto e grazie per avermi ascoltato e per la passione.